4-0 per entrambi. Si erano altri due decimi. Uno non molla l'altro. Uno non molla l'altro. Rossi davanti e Gibernau dietro. Arriverà l'attacco. State reggenti, arriverà l'attacco. È il momento o di sedersi o di alzarsi i piedi sul divano. E adesso chissà se Gibernau sta pensando all'ultima staccata che Rossi gli ha fatto in Jerez, in Spagna, e magari sta pensando questa volta te la ridò. Però vediamo, vediamo come va a finire. Certo è che l'ultimo tratto del circuito, quelle S che avevamo appena visto, prima destra e poi sinistra e poi le ultime due curve in fondo, danno la possibilità di provare. Ci sono tante traiettorie che si possono fare, c'è davvero la possibilità che quello di dietro faccia un tentativo, un estremo tentativo per passare fuori davanti. Scusa, ma per quanto dico di qua, sa se Rossi sta pensando a come Gibernau lo pensò invece due anni fa nell'ultima curva. Ci sta, penso, ma tutti e due staranno pensando a qualcosa. E poi continuano con le loro staccate furibonde. Poi dentro ci sarà anche Sparcondicio di qua. Sa se Rossi sta pensando a come Gibernau lo pensò invece due anni fa nell'ultima curva. Ci sta, penso, ma tutti e due staranno pensando a qualcosa. E poi continuano con le loro staccate furibonde. Poi dentro si sarà anche scocciato prima per dove è avvenuto il sorpasso. Però a questo punto è al di là della musica, al di là della musica, un po' più staccato da questi che hanno fatto una corsa davvero fuori classe. Sta per cominciare l'ultimo giro con Rossi e Gibernau, Franco Bollani, attaccati uno all'altro con la mille chiodi. Gibernau sulla ruota di Valentino Rossi, poi dietro Tedward, guarda posizione per Melandri, davanti a Bianchi, davanti a Piace Melandri, quarta posizione per Melandri, davanti a Piace, davanti a Piace Melandri, che recupera terreno anche su Edward, anche se Nardi, ultimo giro, inizia l'ultimo giro, 34-1 ancora, per Rossi 34-0 per Gibernau più veloce, ogni occasione buona adesso, ogni occasione buona per Gibernau di attaccare Rossi, Rossi davanti alla S Dallo, per poi in punti, e poi giù in discesa, verso un lungo curvone verso destra, via sinistra, poi lungo curvone verso destra, piano qua che la moto allarga, tende ad allargare, tutti e due bene, mantengono le posizioni, rettilineo prima della staccata verso sinistra, attenzione a Gibernau, Rossi entra bene e chiude, attenzione a Gibernau, Rossi entra bene e chiude, di solito andava largo, lascia ancora un po' di spazio, ma non ce n'è abbastanza per Sede Gibernau. Attenzione adesso, curva secca verso destra, curva secca verso destra, va a prendersi bene lo spazio, Valentino Rossi e Gibernau è sempre a 4-5 metri e mezzo dalla sua ruota posteriore, dritto e poi una staccata. Si correrà qui a questa staccata, probabilmente il primo tentativo di Gibernau, però Rossi si frena troppo tardi, ha fatto una staccata da paura, ce la fa girare. Staccata da paura per Rossi. Mia, sei attraversato da Gibernau. Scoda Gibernau. È abbastanza lontano, non è abbastanza vicino per provare.